Nel dicembre del 1941 il Giappone entrò in guerra con gli Stati Uniti lanciando un attacco a sorpresa contro la flotta statunitense del Pacifico di stanza presso Pearl Harbor nelle isole Hawaii. Nei mesi successivi i giapponesi devastarono i possedimenti americani e alleati nel Pacifico e in Estremo Oriente. Eppure, già nella primavera del 1945, le sorti del conflitto si erano ribaltate. La poderosa controffensiva militare americana si trasformò in un'avanzata inarrestabile nell'Oceano Pacifico verso le coste giapponesi. Si profilava la disfatta totale del nemico. La posta in palio era molto alta. In oltre 1000 anni il Giappone non era mai stato sconfitto e si considerava una grande potenza per investitura divina. La sconfitta era inconcepibile nella loro cultura. Nonostante si trovassero in condizioni disperate, i giapponesi decisero di fermare il colosso americano alle porte dell'arcipelago. Erano in molti a ritenere che la superiore forza di volontà dei soldati, marinai ed avieri di stanza nella selvaggia isola di Okinawa avrebbe trionfato sul materialismo americano, salvando così le sorti del Giappone. Come in tutti gli ultimi grandi scontri con gli americani, la battaglia di Okinawa fu sanguinosa e cruenta, proprio come volevano i giapponesi. Eppure le conseguenze di quella battaglia furono ben più catastrofiche di quanto i leader giapponesi avessero mai potuto immaginare. La strada verso Okinawa. Il 20 novembre del 1943 la Marina e le forze armate statunitensi, sotto la direzione strategica dell'ammiraglio Chester Nimitz, invasero il punto più esterno del perimetro difensivo giapponese nel Pacifico. L'invasione delle isole Gilbert fu il primo dei grandi assalti con mezzi anfibi nel Pacifico. La sanguinosa battaglia di Tarawa dimostrò l'abilità delle forze navali d'aria e di terra americane di attaccare con successo le linee difensive giapponesi. L'invasione delle Gilbert fu anche il primo passo dell'inarrestabile avanzata delle forze statunitensi nel Pacifico centrale. Tra gennaio e febbraio del 1944 vennero conquistate le isole Marshall. In giugno le forze americane avanzarono di quasi 1000 miglia, completando la conquista di Saipan, Tinian e Guam nelle isole Marianne. Nel Pacifico del Sud, le forze guidate dal generale Douglas MacArthur completarono la liberazione della Nuova Guinea. Nell'ottobre del 1944 le forze di Nimitz e di MacArthur vennero unificate per dare inizio all'invasione delle Filippine con uno sbarco nel Golfo di Leyte. Una volta conseguiti gli obiettivi iniziali della campagna, Nimitz rivolse la propria attenzione allo sbarco nell'arcipelago giapponese. Formosa, oggi nota come Taiwan e non Okinawa, era l'obiettivo successivo dell'avanzata americana. Ma a ragion veduta, gli americani decisero di rimandare l'invasione di Formosa e di sferrare invece un attacco su Okinawa e le isole Ryukyu. Gli strateghi della Marina e dell'Esercito si resero infatti conto di non poter disporre a breve termine di rinforzi già impegnati in Europa e che le forze a disposizione nel teatro di guerra del Pacifico erano inadeguate per l'invasione di un'isola così estesa e ben difesa come Formosa. A seguito dell'invasione delle isole Marianne nel luglio del 1944, gli americani capirono che queste isole non potevano fornire porti e basi adeguate a supporto dell'immensa forza navale e di mezzi anfibi necessari per portare a termine l'invasione di Formosa. Ci volle del tempo per convincere le massime autorità a Washington che l'attacco a Formosa doveva essere annullato in favore di Okinawa. All'inizio d'ottobre, ad ogni modo, Nimitz ricevette l'ordine di pianificare l'invasione, la quale, sotto il nome in codice Iceberg, doveva scattare il 1° marzo del 1945. Prima dell'inizio dell'operazione Iceberg, venne conquistata l'isoletta di Iwo Jima per proteggere il fianco destro e le linee di comunicazione delle forze impegnate in battaglia. I Marines sbarcarono a Iwo Jima il 19 febbraio, ma la tenace difesa dei 26.000 uomini asserragliati in questa piccola isola si dimostrò più ardua del previsto. Alla fine, dopo 6 settimane di feroci combattimenti, gli americani furono costretti, anche a causa del ritardo dell'arrivo di mezzi navali di rinforzo, a rimandare l'invasione di Okinawa al 1° aprile del 1945. Come funesto preludio, le vittime americane furono oltre 6.000, con circa 20.000 feriti. Solo 1.000 furono i prigionieri giapponesi, quelli non in condizione di suicidarsi. Sembrava proprio che, nonostante la situazione disperata, la volontà di resistenza giapponese fosse ancora del tutto intatta. Nonostante la perdita di Iwo Jima rappresentasse una breccia significativa nella linea difensiva più interna predisposta dai giapponesi attorno all'arcipelago, fu solo un fronte del collasso totale delle postazioni strategiche nipponiche in Estremo Oriente nei primi mesi del 1945. Le forze giapponesi erano state scacciate dalla Birmania dalle rivitalizzate forze imperiali britanniche. Nelle Filippine rimanevano solo poche sacche di resistenza giapponese. Nel gennaio del 1945 le portaerei della Marina statunitense sferrarono una serie di attacchi su larga scala a bersagli giapponesi nell'arcipelago. In marzo a questi attacchi parteciparono anche i cacciabombardieri P-51 Mustang provenienti da Iwo Jima. Nello stesso mese, i bombardieri a lungo raggio B-29 Super Fortress, con base nelle Marianne, iniziarono a devastare le città giapponesi con attacchi incendiari. In mare, sottomarini e aerei americani inflissero pesanti perdite alla flotta mercantile giapponese. L'imminente collasso del sistema di importazione di materie prime mise seriamente a rischio la capacità giapponese di proseguire la guerra per via della mancanza di rifornimenti di armi. Ancora più preoccupante fu la conseguente carenza di generi alimentari. I comandanti giapponesi erano consapevoli che entro il 1946 le riserve di cibo si sarebbero esaurite. Con una probabile carestia diventava concreta la possibilità che si rovesciasse completamente il tradizionale ordine politico e sociale nipponico. Posto di fronte allo spauracchio del collasso nazionale, il quartier generale imperiale di Tokyo ritenne che solo una vittoria in territorio giapponese avrebbe potuto salvare la nazione. C'era solo bisogno di tempo per organizzare le poche risorse residue per affrontare la battaglia finale. Le forze di stanza ad Okinawa sarebbero state sacrificate per guadagnare tempo e organizzare la difesa sull'arcipelago. Okinawa non avrebbe deciso solamente il destino di un'isola, ma quello dell'intero Giappone, della sua cultura e della sua popolazione. I comandanti americani. Per la battaglia di Okinawa, gli americani si affidarono a ufficiali della Marina e dell'esercito di grande esperienza. Molti di loro erano stati impegnati nelle dure campagne dei primi anni del conflitto, nelle quali i giapponesi avevano preso il sopravvento. La pianificazione e direzione della campagna di Okinawa venne affidata all'ammiraglio Chester Nimitz, comandante della flotta statunitense del Pacifico e delle forze dell'area dell'Oceano Pacifico. Nimitz assunse il comando di una flotta ancora scioccata dagli effetti devastanti di Pearl Harbor nel dicembre del 1941. Questo ufficiale, a prima vista modesto e tranquillo, si guadagnò subito la reputazione di leader umano, ispirato ed aggressivo. Arrivato a Pearl Harbor, Nimitz rifiutò di scatenare una caccia alle streghe tra il personale della Marina. Scelse invece di lenire le ferite della flotta e di ridare fiducia ai suoi uomini scatenando un'immediata controffensiva. All'inizio del 1942, le portaerei statunitensi attaccarono obiettivi in tutto il Pacifico centrale, tra cui spiccava Tokyo. La Marina americana riuscì a bloccare l'espansione giapponese a metà del Pacifico, fino al Mar dei Coralli. In appena 6 mesi, questo ammiraglio così quieto aveva trasformato una marina a pezzi in una forza avviata verso la vittoria. Esperto sommergibilista, Nimitz non fu mai abilitato al volo o al comando di portaerei. Ad ogni modo, comprese subito il ruolo cruciale dell'aviazione nella guerra moderna. Fu il fautore della creazione di un gruppo di portaerei veloci che divenne la principale forza d'attacco della flotta del Pacifico. Già nel 1944, la rivitalizzata flotta di Nimitz solcava l'intero Pacifico, infliggendo severe sconfitte alla flotta giapponese nelle battaglie del Mar delle Filippine e del Golfo di Leyte. Nimitz non assunse mai direttamente il comando in mare, preferiva delegare tutto ai suoi fidati collaboratori. Abile nel comprendere le personalità, sapeva scegliere l'uomo giusto per ogni missione. Tra i collaboratori più capaci e fidati di Nimitz c'era il 59enne vice ammiraglio Raymond Spruance. Per la campagna di Okinawa, Spruance venne nominato comandante in capo della Quinta Flotta e delle Task Force del Pacifico Centrale. Uomo dal temperamento particolare, all'apparenza freddo e riservato, Spruance si era costruito la reputazione di uomo deciso e scrupoloso. Ex comandante di navi, allo scoppio della guerra si ritrovò coinvolto nella nuova tipologia di guerra con le portaerei. Dimostrò ben presto le sue notevoli capacità, riscuotendo successo. Nel giugno del 1942 era al comando della forza di portaerei che sconfisse i giapponesi nella battaglia di Midway. Fu quindi un capo operativo, prima di tornare a comandare navi verso la fine del 1943. Supervisionò l'invasione delle isole Gilbert, delle Marshall e delle Marianne. La mancata vittoria sulla flotta giapponese nella battaglia del Mar delle Filippine, nel giugno del 1944, gli attirò feroci critiche. Di fronte a una situazione molto complessa, Spruance combatté con logica ferrea, distruggendo l'intera flotta aerea di supporto giapponese in un solo giorno. La forza principale utilizzata da Spruance per l'invasione di Okinawa erano le portaerei veloci della Task Force 58, comandata dal vice ammiraglio Marc Mitscher. Questi due comandanti, di settori diversi della Marina, ebbero un rapporto stretto ed armonioso nel corso della guerra, ma non fu sempre così. Deluso dalla cattiva gestione di Mitscher della portaerei Hornet a Midway, Spruance alla fine del 1943 si oppose strenuamente alla decisione di Nimitz di promuovere il suo collega a comandante della nuova forza di portaerei veloci. Nel prosieguo della guerra, ad ogni modo, Mitscher dimostrò che i suoi critici si sbagliavano, conquistandosi l'ammirazione dello stesso Spruance. Le sue tattiche aggressive, ardite e attentamente calcolate sbaragliarono i giapponesi nel Pacifico centrale e nella battaglia del Mar delle Filippine. Già nel 1945 l'uomo soprannominato Aquila dalla testa bianca, per via del grosso naso, il viso raggrinzito e i suoi intensi occhi azzurri, era diventato il comandante più importante nel teatro di guerra del Pacifico. Se Mitscher era il braccio destro di Spruance, allora non si può escludere dal merito dei grandi successi della Marina statunitense la figura meno nota del vice ammiraglio Richmond Kelly Turner. Comandante della Task Force combinata di spedizione, Turner era il responsabile della pianificazione e conduzione dei primi sbarchi anfibi ad Okinawa. Dopo essere stato il supervisore di tutti i principali sbarchi nel Pacifico centrale, sembrava ovvio puntare su di lui. Al comando della 10ª armata statunitense durante l'invasione di Okinawa c'era il generale Simon Bolivar Buckner, la cui successiva condotta nella campagna suscitò forti critiche da parte degli ufficiali della Marina. I comandanti giapponesi. I I comandanti giapponesi che si batterono per salvare Okinawa e il Giappone nel 1945 erano animati da motivazioni apparentemente contraddittorie. Si trattava di professionisti completamente dediti alla causa dell'imperatore Hirohito. Ispirati dall'antico codice samurai del Bushido, preferivano suicidarsi piuttosto che subire l'onta della cattura. Combatterono strenuamente per difendere il Giappone, eppure anche i più convinti non nutrirono mai dubbi sull'esito finale della battaglia di Okinawa e la guerra in generale. Per certi versi, combatterono perché non avrebbero saputo fare altro. Al generale Mitsura Ushijima, nell'agosto del 1944, venne affidato il comando della 32esima armata di stanza presso Okinawa. Durante le prime fasi del conflitto aveva comandato le truppe in Birmania. Negli anni successivi era stato il capo dell'Accademia Militare Giapponese. Nell'assumere il comando delle forze di Okinawa si preoccupò innanzitutto di rafforzare le difese dell'isola, quindi di risollevare il morale delle truppe. I suoi modi tranquilli, l'integrità e una risoluta fiducia in se stesso gli fecero guadagnare l'ammirazione dei suoi soldati. Vice comandante della 32esima armata era il generale Isamu Cho. Ufficiale determinato ed aggressivo, negli anni 30 venne indicato come uno dei militari estremisti che desideravano la creazione di una dittatura militare in nome dell'imperatore. Venne rilasciato poco dopo il suo arresto e la sua carriera da quel momento fu in continua ascesa. Come ufficiale dell'armata Kwantung, di stanza in Corea, Cho negli anni 30 era stato tra i responsabili dello scoppio del conflitto con la Cina. Sembra abbia avuto un ruolo cruciale negli eccidi di massa perpetrati ai danni di 250.000 civili cinesi a Nanchino nel 1938. Durante la guerra ricoprì diversi incarichi dello Stato Maggiore in paesi come Cina, Birmania e Malesia. Arrivò ad Okinawa dalla sezione affari militari del Dipartimento di Guerra. Uno degli ufficiali più brillanti dell'armata imperiale giapponese era il colonnello Hiromichi Yahara. Negli anni 30 aveva trascorso 2 anni in America per un programma di scambio, durante i quali aveva acquisito una conoscenza approfondita della natura e della forza del futuro nemico. La sua indole modesta ma fiera lo portò spesso a scontri con i suoi superiori, che esigevano obbedienza e non domande dai propri subordinati. L'ammiraglio Soemu Toyoda guidò la marina imperiale giapponese in una serie di cocenti sconfitte nel Mar delle Filippine e nel Golfo di Leyte. Già dal 1945 iniziò a perdere fiducia nelle proprie capacità decisionali. All'interno della marina le opinioni sul suo operato differivano notevolmente. Alcuni lo consideravano una brillante personalità caduta in disgrazia a causa di gravi problemi, altri invece lo ritenevano privo di intelligenza e di abilità militari. Ad ogni modo, ad Okinawa prese una decisione fatale, ordinando alla nave Yamato di attaccare le navi statunitensi al largo dell'isola, sapendo che il suo destino era segnato. Ancora più discutibile fu il fatto che per sferrare quest'attacco vennero requisite scorte di carburante sufficienti per 1 mese alla marina mercantile, proprio nel momento in cui la popolazione del Giappone aveva disperato bisogno di importare cibo. Una decisione così sciagurata non era stata dettata da realismo militare. Toyoda infatti era convinto che se una nave, espressione degli antichi valori spirituali giapponesi, si fosse arresa al nemico, avrebbe disonorato l'intera marina imperiale. La decisione di Toyoda rifletteva il concetto distorto di una marina militare che anteponeva i propri principi d'onore ai reali bisogni della popolazione in difficoltà. L'operazione Iceberg. Il piano per l'operazione Iceberg venne elaborato tra il settembre del 1944 e il febbraio del 1945. Si trattava dell'operazione con mezzi anfibi più audace e complessa mai intrapresa dalle forze statunitensi nella guerra del Pacifico. Il suo scopo principale era la conquista di Okinawa, che avrebbe dovuto ospitare le basi per lanciare la futura invasione dell'arcipelago giapponese. Gli obiettivi potevano essere raggiunti solo con l'ausilio di notevoli risorse e un numero imponente di soldati. Richiedeva inoltre una forte cooperazione tra forze navali e anfibie poste sotto il comando di Nimitz, accanto ad una stretta collaborazione tra unità dell'esercito e dell'aviazione dislocate nelle vicine zone di guerra. L'operazione Iceberg doveva essere la sintesi di tutte le lezioni apprese dalle forze americane nella loro avanzata nel Pacifico. L'invasione era sotto il controllo diretto della Task Force del Pacifico Centrale, comandata dal viceammiraglio Spruance, il quale aveva concepito inizialmente un piano d'attacco articolato in 4 fasi. La prima doveva essere condotta dalle portaerei veloci della Task Force 58 di Mitscher e dai bombardieri B-29, i Super Fortress del 21° comando di bombardieri del generale LeMay. Questi attacchi avrebbero dovuto isolare Okinawa, neutralizzando l'aviazione giapponese con base nelle isole Ryukyu, nell'arcipelago giapponese e a Formosa. Una volta raggiunti questi obiettivi, le portaerei veloci di Mitscher dovevano conquistare la parte est di Okinawa e da lì dare il proprio apporto alle fasi successive dell'operazione. Mitscher aveva anche il compito di eliminare qualsiasi minaccia di superficie. Per la prima volta, a fianco delle forze navali americane, si schierò la flotta britannica del Pacifico, comandata dal viceammiraglio Sir Bernard Rawlins. Alle portaerei inglesi della Task Force 57 venne affidata la protezione del fianco sinistro delle forze d'invasione, con attacchi alle basi aeree delle isole Sakishima e Formosa. Nella fase 2, i corpi di spedizione riuniti del viceammiraglio Turner avrebbero supportato gli sbarchi della 24ª armata e del 3° corpo anfibio, raggruppati sotto la 10ª armata del generale Simon Buckner. Queste forze vennero inizialmente assegnate alla conquista dei gruppi di isole a ovest di Okinawa, le Keise Shima e le Kerama. Gli sbarchi principali avrebbero avuto luogo sulle coste di Agushi, proprio al centro della costa occidentale di Okinawa. La seconda fase si sarebbe conclusa con la conquista della parte meridionale dell'isola. Nella terza fase si sarebbe proceduto all'occupazione delle aree restanti, insieme all'isola di Yeshima, al largo della costa nord-occidentale di Okinawa. L'operazione Iceberg era la più ambiziosa mai tentata in tutta la guerra del Pacifico. 183.000 soldati e 747.000 tonnellate di viveri vennero caricati su oltre 430 navi d'assalto e da sbarco provenienti da 11 porti diversi, da Seattle, sulla costa ovest degli Stati Uniti, a Leyte, nelle Filippine. Altri 150.000 soldati sarebbero poi confluiti su Okinawa una volta perfezionato lo sbarco per creare porti, infrastrutture e basi aeree. Comprese le forze navali, ben 548.000 effettivi presero parte alla campagna. Erano supportati da 318 navi da combattimento e da 1.139 navi ausiliarie. Per fornire un'adeguata protezione aerea, alla campagna presero parte anche 60 portaerei. Di queste, 26 erano veloci e leggere, mentre il resto fungeva da scorta. Vennero anche impiegate 18 corazzate e oltre 200 cacciatorpediniere. Tra il marzo e il giugno del 1945, la Quinta Flotta di Spruance consumò più carburante di quanto ne avesse importato il Giappone in tutto il 1944. Dal settembre del 1943, le isole Ryukyu acquistarono sempre maggiore importanza nei piani giapponesi, ma venne fatto ben poco per migliorarne le difese. Con la perdita delle Marianne nel giugno del 1944 si prospettò la concreta possibilità di un attacco americano alle Ryukyu. Solo allora cominciarono ad arrivare massicci rinforzi per la difesa di queste isole a sostegno della 32ª armata comandata dal generale Mitsura Ushijima. Nonostante queste misure, nel gennaio del 1945 l'esercito e la marina dovevano ancora decidere se fosse meglio scatenare la battaglia decisiva a Okinawa o sullo stesso arcipelago giapponese. La marina sperava di assicurarsi la vittoria fuori del territorio giapponese e stabilì di impegnare il grosso delle forze d'aviazione a Okinawa. Al contrario, l'esercito era convinto che il luogo migliore per sconfiggere gli americani fosse proprio il Giappone e dunque ritirò gran parte dei suoi effettivi da Okinawa, promettendo rinforzi che non arrivarono mai. Queste divisioni all'interno delle forze armate giapponesi fecero capire ad Ushijima che le forze a sua disposizione sarebbero state sacrificate. Accantonò dunque il piano originario, che prevedeva di affrontare e respingere l'invasione americana sulle coste. Il nuovo piano si basava su una giusta argomentazione del colonnello Hiromichi Yahara. Consapevole della schiacciante superiorità della potenza di fuoco americana, Yahara decise di concentrare il grosso della 32esima armata a sud, attorno all'antica capitale Shuri. La 62esima divisione di fanteria doveva schierare una difesa su 3 linee in quest'area, mentre la 24esima avrebbe offerto la copertura per un potenziale sbarco attorno a Minatoga, sulla costa sud-occidentale. Ogni divisione poteva intervenire a rinforzo dell'altra, a seconda della provenienza dell'attacco principale americano. Solo alcuni settori della 44esima Brigata Indipendente e poche truppe in servizio effettivo vennero schierati al centro e al nord di Okinawa con il compito di disturbare l'azione americana. L'intenzione di Yahara era di combattere una lunga e sanguinosa battaglia di logoramento. Okinawa infatti era caratterizzata da ripide scarpate e burroni. Gli altopiani di roccia calcarea e una serie di rilievi che corrono da est a ovest formavano una linea difensiva naturale. Grotte e tombe vennero convertite in solide postazioni difensive sotterranee, per lo più invulnerabili al fuoco dell'artiglieria e dell'aviazione nemica. Per presidiare queste postazioni, la 32esima armata disponeva di circa 65.000 uomini, più 8.800 marinai. I 20.000 residenti dell'isola formarono una propria milizia. A Okinawa gli americani sarebbero stati investiti dalla più grossa concentrazione di fuoco d'artiglieria mai subita dalle forze statunitensi nella guerra del Pacifico. Difendendo con ostinazione le loro postazioni fortificate, i giapponesi costrinsero gli americani a combattimenti postazione per postazione, infliggendo così pesanti perdite al nemico. Le strategie giapponesi. Nonostante la battaglia di Okinawa si sia decisa sulla terraferma, gli sviluppi tattici e tecnologici più originali si ebbero nell'aviazione e nella marina. Già nel 1945 la qualità dei piloti giapponesi era scaduta notevolmente. La marina imperiale, inoltre, era praticamente irrisoria come forza da combattimento. Di conseguenza, l'alto comando giapponese decise di adottare in modo intensivo nuove modalità della tattica dei kamikaze. Gli attacchi suicidi non erano una novità assoluta. Durante tutta la guerra i piloti giapponesi si erano sempre dimostrati pronti a scagliarsi contro le navi nemiche. Ad ogni modo, durante i combattimenti al largo delle Filippine nel 1944, quella che era stata una saltuaria forma di sacrificio si trasformò in un metodo d'attacco codificato e letale adottato dalla Marina Imperiale. Il motivo era molto semplice. L'unico modo che avevano i giapponesi per rimpiazzare le enormi perdite era accorciare il periodo d'addestramento. Alla fine del 1944 i piloti giapponesi in media avevano sostenuto appena 2 o 3 mesi d'addestramento. I loro rivali, i piloti americani, avevano invece almeno 2 anni d'addestramento e maggiore esperienza in battaglia. Questa notevole differenza fece sì che le formazioni aeree giapponesi venissero regolarmente sbaragliate in combattimento. Per ovviare alla carenza di addestramento e superare le difese aeree alleate durante la battaglia di Leyte, il viceammiraglio Onishi ordinò ai suoi piloti di lanciarsi intenzionalmente con i loro aerei sulle navi da guerra nemiche. Con il peggioramento della situazione, nel 1945 i giapponesi fecero sempre più affidamento su quelli che erano ormai definiti corpi speciali d'attacco, o tokko, per compensare l'evidente inferiorità. I corpi speciali d'attacco comprendevano 3 kamikaze supportati da un aereo osservatore e da un caccia. Questa formazione si proponeva di ottimizzare le azioni lanciando un attacco coordinato. I kamikaze erano armati con bombe convenzionali o siluri per aumentare il loro potere distruttivo. Per evitare errori, le bombe venivano legate tra loro. Il peso delle testate spesso rendeva gli aerei meno manovrabili e di conseguenza più vulnerabili all'azione dei caccia alleati. Le tattiche sofisticate vennero dunque sostituite da una veloce picchiata verso il bersaglio. Le armi giapponesi. Per ottenere il massimo effetto nel corso di questi attacchi, i giapponesi svilupparono una serie di armi speciali, fornendole in dotazione alle navi da guerra più moderne. La Marina Imperiale iniziò a progettare un aereo specifico per condurre gli attacchi kamikaze, invece di affidarsi ai meno devastanti e più vulnerabili aerei convenzionali. Il progetto più radicale era quello di Enshin Mitsuo Ota, un aereo d'attacco a propulsione a razzo. Il risultato fu lo Yokosuka NXY-7 o Oka, fior di ciliegio. Costruito parzialmente in legno, l'Oka veniva trasportato da un bombardiere G4M Betty e sganciato a circa 80 km dal bersaglio. Il pilota si lanciava poi in planata a circa 500 km/h. Quando era in vista del bersaglio, veniva acceso un razzo e l'aereo, negli ultimi 30 secondi, si lanciava in picchiata. La testata da 800 kg si schiantava a circa 600 km/h, provocando ingenti danni. Ma il punto debole dell'Oka era la lentezza dell'aerotrasportatore necessario per giungere sull'obiettivo. In numerose occasioni, durante la battaglia ad Okinawa, i caccia americani riuscirono a intercettare e abbattere gli Oka durante le loro manovre di avvicinamento. I piloti statunitensi lo ribattezzarono sarcasticamente Baka, ossia idiota. Alla fine del 1945 l'azione alleata aveva ridotto la flotta di sommergibili giapponese l'ombra di se stessa. Per contrastare l'impetuosa azione della forza navale americana, la marina giapponese tentò di sviluppare armi sottomarine più a basso costo. Il Kaiten, o fato divino, venne sviluppato dai generali Hiroshi Kuroki e Seikyo Nishina. Si trattava di una variazione dell'efficacissimo siluro Long Lance 93 a propulsione a ossigeno. Il pilota occupava una piccola cabina posta in cima al siluro dotata di periscopio. Alimentato da un motore a perossido di idrogeno, il Kaiten aveva una velocità d'attacco di 40 nodi, con una testata da 1,5 tonnellate. Si trattava di un'arma a corto raggio che poteva essere utilizzata solo insieme ad un sommergibile convenzionale. Ciò rendeva il lancio del Kaiten troppo elaborato e rischioso. Una volta raggiunto l'obiettivo, il sommergibile trasportatore doveva emergere in superficie per permettere ai piloti del Kaiten di prepararsi. Ad un segnale convenuto, il sommergibile tornava in immersione, sganciando il sistema di fissaggio del Kaiten. Durante questa procedura il sommergibile si esponeva alla localizzazione da parte delle navi e degli aerei nemici e ai conseguenti attacchi. Lo Scinio, meglio noto come Scuotioceano, era un motoscafo pensato per gli attacchi suicidi. Realizzato in legno e lungo poco più di 5 metri, era alimentato da un motore a 6 cilindri che permetteva di raggiungere una velocità massima di circa 20 nodi. Nella prima versione, 2 bombe di profondità da 120 kg erano sistemate proprio dietro al pilota. La tattica prevedeva l'attacco simultaneo di 3 imbarcazioni che dovevano individuare i punti nevralgici sulla nave nemica prima di lanciare le bombe. Una spoletta a tempo era programmata per consentire al motoscafo di allontanarsi. In realtà era molto difficile che imbarcazioni così piccole riuscissero a sfuggire all'onda d'urto. Di conseguenza, i piloti venivano promossi di ben 2 gradi e ricevevano un trattamento di favore. Al completamento dell'attacco ricevevano la promozione a sottotenente. Naturalmente gran parte di queste promozioni furono postume. Una variante della Scinio era equipaggiata con le cariche a prua. Si trattava di una barca suicida progettata espressamente per lanciarsi a grande velocità sul fianco di una nave nemica. Era inoltre dotata di un sistema di bloccaggio del timone nel caso il pilota avesse avuto un ripensamento all'ultimo minuto. Oltre 350 Scinio vennero nascoste attorno all'isola di Okinawa. Durante gli anni tra le 2 guerre, la marina giapponese aveva tentato di tenersi al passo della potente marina americana. Il progetto delle navi da guerra Yamato e Musashi venne approvato nel luglio del 1936. Con le loro 69.000 tonnellate erano praticamente il doppio di qualsiasi altra nave da guerra allora esistente. Nonostante la stazza, potevano raggiungere la velocità di 27 nodi e inoltre, almeno all'inizio della guerra, la loro manovrabilità era davvero notevole. Le navi erano provviste di 9 cannoni da 18,1 pollici, i più potenti mai montati su una nave da guerra. I cannoni erano sistemati su 3 torrette, ognuna delle quali pesava più di un cacciatorpediniere. I singoli proiettili pesavano 1,5 tonnellate e la celerità di tiro era di 1,5 colpi al minuto. La classe Yamato era stata pensata anche per assorbire gli attacchi più massicci. Il suo rivestimento poteva reggere l'urto dei siluri più potenti, lanciati anche da 20 km di distanza. Realizzate in gran segreto, la Yamato e la Musashi entrarono in servizio rispettivamente nel 41 e nel 42. Questo alone di mistero permise di eludere ogni tentativo di indagine dei servizi segreti alleati, i quali riuscirono a raccogliere ben poche informazioni sulle loro reali capacità. Tenute per lo più come forza di riserva, la Yamato e la Musashi parteciparono raramente ad azioni di guerra, almeno fino alle ultime fasi del conflitto, e anche allora non ingaggiarono mai combattimenti nave contro nave, in quanto le navi da guerra erano state definitivamente soppiantate dalle portaerei. Gli armamenti alleati e americani. Il nucleo centrale del naviglio da combattimento americano erano le portaerei pesanti e leggere, che costituivano il grosso delle forze navali a disposizione della Task Force 58 del viceammiraglio Mitscher, chiamata anche gruppo di portaerei veloci, per la grande rapidità di spostamento di questa flotta. Il punto di forza del gruppo di portaerei veloci erano le navi della classe Essex. Grandi e veloci, queste navi avevano una stazza di oltre 27.000 tonnellate e potevano raggiungere una velocità massima di poco più di 32 nodi. Le dimensioni e gli armamenti in dotazione permettevano a queste navi di sopportare massicci attacchi e sferrare efficaci contrattacchi. Alla fine del 1944, gli attacchi dei kamikaze spinsero la marina americana a incrementare le difese delle sue portaerei. C'era un solo modo per fermare i kamikaze, disintegrarli completamente, ma per riuscirvi c'erano solo 20 secondi a disposizione una volta entrati a tiro dei cannoni della nave. Gli americani rafforzarono le difese antiaeree delle Essex, aggiungendo un maggior numero di cannoni per creare un vero e proprio muro di fuoco attorno alle navi. Le navi avevano in dotazione cannoni da 40 mm. Inoltre, tra i loro armamenti, potevano contare su 12 cannoni da 5 pollici e oltre 60 più leggeri da 20 mm. Venne anche usato il radar spoletta, o VT, installato sui proiettili della contraerea. Prima della sua introduzione, i proiettili dovevano arrivare in prossimità del bersaglio perché una spoletta a tempo, regolata sulla giusta distanza, provocasse la detonazione. Il radar spoletta permetteva di colpire con maggiore facilità gli aerei nemici, stabilendo la distanza dal bersaglio attraverso onde elettriche che venivano riflesse dal bersaglio stesso. Una serie di fattori, come l'utilizzo del radar, l'inesperienza dei piloti giapponesi e la vulnerabilità dei loro aerei, trasformarono il radar spoletta in una vera arma letale. A Okinawa operarono per la prima volta le portaerei britanniche di stanza nel Pacifico occidentale. Le 4 portaerei della Task Force erano meno vulnerabili agli attacchi aerei grazie ad alcune caratteristiche specifiche rispetto alle portaerei americane. Progettate per operare in spazi più ristretti, a breve distanza dalle basi aeree sulla terraferma, le portaerei inglesi erano particolarmente adatte per la difesa passiva in caso d'attacco dei kamikaze, grazie ai ponti in acciaio e ai rivestimenti corazzati dello scafo. Per contrasto, i ponti in legno delle portaerei americane venivano facilmente perforati dai kamikaze, che facevano esplodere gli aerei e i materiali combustibili stipati sotto coperta. Nonostante la maggiore resistenza ai colpi diretti, le portaerei britanniche riuscivano a infliggere danni meno seri rispetto alle portaerei americane. Gli hangar corazzati significavano meno spazio a disposizione per gli aerei e ciò rendeva praticamente impossibile una copertura aerea efficiente con i caccia della flotta britannica. Nelle offensive, per mancanza di forze d'attacco, le difese nemiche di terra non potevano essere sbaragliate. Di conseguenza, durante la campagna di Okinawa, i britannici subirono in proporzione perdite ben più gravi rispetto a quelle dell'aviazione americana. Essenziale per garantire l'efficacia delle difese delle portaerei contro i kamikaze era la qualità dei caccia impiegati. L'aereo più efficace utilizzato dalle portaerei durante la campagna di Okinawa fu il Vought F6F Corsair. Universalmente riconosciuto come il caccia più potente della Seconda Guerra Mondiale, il Corsair venne progettato a partire dal 1938, ma effettuò il suo primo volo solo il 25 giugno del 1942. Per permettere alle squadriglie aeree da combattimento di intercettare i kamikaze, era necessaria una velocità d'ascesa in quota maggiore rispetto a quella dell'Hellcat. Con una velocità massima di 700 km/h, il Corsair era di circa 100 km/h più veloce del rivale e molto più rapido nelle risalite in quota. Queste caratteristiche venivano integrate da un armamento standard di 6 mitragliatrici da 0,5 pollici e dalla possibilità di operare in appoggio agli attacchi di terra con un carico di 2 bombe da 450 kg o 8 razzi da 5 pollici. A metà del 1943, grazie ad una maggiore produzione di portaerei pesanti e leggere, il numero di gruppi operativi aumentò notevolmente. Per coordinare questi gruppi, alla fine del 1943, l'ammiraglio Nimitz formò la forza di portaerei veloci. La forza di portaerei veloci contava poco meno di 1000 aerei effettivi ed era strutturata in 4 gruppi che operavano a stretto contatto per una migliore coordinazione. Ogni gruppo era formato da 2 portaerei pesanti e 2 leggere, con una nave d'assalto o un incrociatore pesante e diversi cacciatorpediniere a supporto. La loro forza era la notevole velocità delle navi più pesanti. Le navi d'assalto potevano mantenere una velocità di 27 nodi, mentre le portaerei potevano addirittura attestarsi per diverse ore su una media di 30 nodi. L'organizzazione logistica a supporto della forza di portaerei veloci era davvero impressionante. Una flotta composta da 24 navi cisterna poteva rifornire le portaerei di carburante in ogni luogo. Un ulteriore supporto era fornito dal cosiddetto Fleet Train, che per la campagna di Okinawa era composto da 206 navi d'appoggio. Tra queste c'erano navi da riparazione, dotate di veri e propri cantieri galleggianti, navi ospedale da salvataggio, da rifornimento munizioni e da approvvigionamento. 2 furono i fattori più importanti che caratterizzarono la campagna del 1945, la capacità di rifornire di munizioni le navi pesanti in alto mare e un sistema di rotazione degli equipaggi che consentiva un miglior utilizzo delle forze in campo. Durante la campagna di Okinawa furono questi fattori a garantire alla forza di portaerei veloci di mantenere la massima efficacia nel corso di ben 92 giorni di operazioni senza dover mai fare il ritorno al porto. Nessuna flotta era mai riuscita a sostenere un'operazione così a lungo, con tale intensità e ad una distanza così considerevole dal porto di partenza. La capacità delle portaerei veloci di fornire una tempestiva ed efficace protezione si basava su un sistema avanzato d'allarme della contraerea. Questo compito veniva svolto da cacciatorpediniere dotati di radar e da navi da combattimento. Ben 15 punti radar erano stati disposti per coprire tutto l'arco d'azione delle navi a 50 o 70 miglia dal loro ancoraggio a ovest di Okinawa. Le navi con i radar erano concentrate nel nord e nel nord-ovest, le aree in cui c'erano maggiori probabilità di attacchi giapponesi. 6 navi con quartier generale e 19 direzionali avevano il compito di elaborare i dati delle navi radar e inviare prontamente il numero di caccia da combattimento necessari per affrontare la minaccia nemica. L'intera linea di navi radar controllava da 8 a 16 caccia, che potevano ottenere l'appoggio di altri aerei grazie all'azione dei gruppi di portaerei veloci. Una volta effettuati gli sbarchi, il piano prevedeva l'installazione di 2 stazioni radar permanenti sulla costa, in modo da sollevare le navi radar dal loro compito. I caccia delle basi aeree sarebbero stati quindi a disposizione per supportare le pattuglie aeree da combattimento. ma c'erano alcune divergenze di opinione tra gli ufficiali della Marina sul ruolo delle rilevazioni radar. Il viceammiraglio Turner era dell'opinione che il loro scopo primario fosse il ragguaglio sui raid aerei, lasciando la distruzione degli aerei nemici alle pattuglie aeree da combattimento o alla contraerea. Quando Turner venne rimpiazzato alla metà di maggio, il viceammiraglio Hill considerò invece primaria la necessità di distruggere gli aerei e di rompere le formazioni nemiche. In definitiva, le navi radar ricoprirono un ruolo vitale nella protezione della flotta pronta all'invasione ammassata al largo di Okinawa. Sfortunatamente il loro essere così esposte e la mancanza di copertura adeguata contro gli attacchi multipli provocarono perdite ingenti. 5 navi vennero affondate e ben 16 seriamente danneggiate. All'alba del 14 marzo 1945, la portaerei Bunker Hill era in manovra per attraversare lo stretto passaggio d'uscita dell'atollo di Uliti, qualche centinaio di chilometri a sud-est dell'isola di Okinawa. Seduto sul ponte, il viceammiraglio Marc Mitscher osservava l'imponente flotta uscire dall'atollo in una colonna ordinata. Una volta in mare aperto, la flotta si dispose in una formazione ripartita in 4 gruppi. La Task Force 58 contava 10 navi e 6 portaerei leggere, fiancheggiate da 8 navi più piccole e veloci e da altre 80 navi da combattimento munite di artiglieria antiaerea per difendere la flotta. La flotta di Mitscher doveva aprire la strada a quella di invasione che si stava ammassando nel Pacifico, neutralizzando le forze aeree nemiche nella parte meridionale del Giappone. Dopo essersi rifornite in mare, le navi si mossero a tutta velocità alla volta di Kyushu. Alle prime luci dell'alba del 18 marzo, ad appena 150 km dalla costa giapponese, Mitscher ordinò alle sue portaerei di prepararsi a far decollare i loro potenti aerei. I primi attacchi si abbatterono verso le 5:40 del mattino su 45 aeroporti nipponici, con risultati devastanti. I bombardamenti e il fuoco delle mitragliatrici ridussero gli edifici in macerie, disseminarono di crateri le piste e fecero scempio dei velivoli nemici. Durante queste operazioni, le portaerei statunitensi furono attaccate dalla Quinta Flotta aerea dislocata a Kyushu. Il viceammiraglio Ugaki aveva inizialmente ricevuto l'ordine di evitare di attaccare gli americani, allo scopo di serbare le forze in vista dell'imminente battaglia di Okinawa. Quando venne a sapere che la Task Force 58 aveva lasciato Uliti, Ugaki comprese che gli sarebbe stato impossibile conservare intatte le energie contro i 4 gruppi della formazione statunitense. Una volta localizzate le navi nemiche, all'alba del 18 marzo, Ugaki lanciò un attacco contro il gruppo comandato dall'ammiraglio Redford. Nonostante un fiero fuoco difensivo e la copertura dei caccia, Ugaki riuscì a portare i suoi attacchi alle portaerei. La Enterprise si salvò per pura fortuna grazie ad una bomba che non esplose. La Intrepid fu colpita e negli incendi scoppiati a bordo persero la vita 2 marinai e altri 43 rimasero feriti. Una bomba colpì il ponte della Yorktown, provocando 2 grossi squarci nello scafo. Il feroce duello si protrasse fino al giorno successivo, quando gli aerei della Task Force 58 colpirono più a nord, a Kure e a Kobe, attaccando navi da guerra e mercantili giapponesi. Ugaki contrattaccò ancora, questa volta concentrando i suoi sforzi sulle portaerei dell'ammiraglio Davison. Quel giorno la fortuna fu dalla parte dei piloti giapponesi. Un aereo solitario riuscì a penetrare al di là delle linee difensive americane e a colpire la Wasp, causando incendi su ben 5 dei suoi ponti. Ma la perizia con la quale gli incendi furono spenti permise agli statunitensi di riprendere il controllo della situazione e nel giro di un'ora la Wasp riuscì a far rientrare gli aerei. Le perdite furono ingenti, 101 vittime e 269 feriti. I danni maggiori li riportò la Franklin, la nave ammiraglia di Davison. Mentre dal suo ponte partiva la seconda ondata d'attacco, un aereo giapponese la colpì con 2 bombe. Le esplosioni devastarono il ponte di lancio e gli hangar. Le bombe e i razzi di bordo esplosero, causando ulteriori danni. Con la Franklin in fiamme che vacillava paurosamente, Davison si trasferì sull'incrociatore Santa Fe, che si accostò per raccogliere i feriti e tentare di spegnere gli incendi. Dopo 3 ore, la Franklin fu rimorchiata dall'incrociatore Pittsburgh. Incredibilmente, la mattina del 20 marzo, la Franklin fu in grado di muoversi da sola alla velocità di 15 nodi, ma il conto delle vittime fu terribile. Oltre 1/3 dell'equipaggio rimase ucciso o ferito. Alla fine, la portaerei più pesantemente danneggiata riuscì a percorrere i 2000 chilometri che la separavano dal cantiere navale di Brooklyn a New York. Ma prima di essere al sicuro, la Franklin dovette sfuggire agli attacchi degli aerei giapponesi. Determinato a far rientrare in porto la nave danneggiata, il viceammiraglio Mitscher ordinò alle sue forze di ritirarsi lentamente per offrirle una copertura. Nel pomeriggio del 20 marzo, Ugaki, intuendo di avere l'opportunità di sferrare il colpo di grazia alla nave nemica danneggiata, attaccò di nuovo. Le incursioni dei caccia americani impedirono agli aerei giapponesi attacchi di vasta portata e così solo il cacciatorpediniere Halsey Powell fu colpito. Ancora una volta l'Enterprise scampò per miracolo a 2 bombe nemiche, ma fu colpita dal fuoco amico. I cannoni delle navi americane, infatti, nel tentativo di abbattere un aereo nemico, mirarono troppo in basso. Entrambi gli schieramenti patirono i danni inflitti dagli attacchi della Task Force 58. I piloti americani dichiararono di aver abbattuto 528 aerei nemici, mentre i giapponesi ammisero di averne perduti appena 163. Quello che è certo è che il cannoneggiamento delle piste di Kyushu, seguito da pesanti bombardamenti di B-29, impedì ai giapponesi di effettuare raid aerei di qualche efficacia contro l'invasore al largo di Okinawa, almeno fino al 6 aprile. In ogni caso, si sarebbe rivelato inutile attaccare prima o durante gli sbarchi preliminari e principali. Anfetamine. Alcol. Alzheimer. Benzetrina. Alcol e benzetrina. Alcuni leader mondiali non erano intossicati solo dal potere. Uomo di stato alterato, parte di Note di Storia, prossimamente su Discovery. Questo è quello che si prova guidando alla velocità del suono. A seconda della temperatura dell'aria, la velocità del suono può variare dai 1160 ai 1225 km/h. Ecco perché il riferimento di base è il Mach 1. La frase muro del suono venne coniata appena 50 anni fa. Man mano che i piloti si avvicinavano al muro del suono, i loro velivoli si comportavano stranamente. La barra di comando vibrava violentemente, a volte bloccandosi o operando all'inverso. Nel 1947 Chuck Yeager fu il primo a oltrepassare il muro del suono. Sebbene perse quasi il controllo, egli sopravvisse e la gente a terra udì per la prima volta il botto supersonico. Nell'ottobre del 1997 il britannico Andy Green fu il primo uomo a tentare di superare ufficialmente la barriera del suono a terra. Per arrivare a farlo si devono eseguire 2 percorsi supersonici nel giro di un'ora. Col suo primo tentativo egli raggiunse i 1221 km/h. La tensione aumentava. Al secondo tentativo ottenne quasi 1225 km/h. Era riuscito a superare la velocità del suono per ben 2 volte, stabilendo il record mondiale ufficiale di velocità a terra con Mach 1,02. Discovery Channel, quello che succede veramente. Il 24 marzo giunsero sul posto le prime navi del contingente d'invasione. Si trattava delle dragamine progettate per bonificare le acque costiere di Okinawa e delle isole circostanti. Il loro motto, "Nessuna invasione senza bonifica", ci dà la misura della loro importanza nell'economia della campagna. In tutto furono sminati oltre 5.000 km² di mare per permettere un'invasione in tutta sicurezza. Sebbene i giapponesi non avessero provveduto a una massiccia posa di mine, gli ordigni presenti crearono non pochi problemi agli americani. Dopo la bonifica, il 24 marzo, Mitscher fece partire 6 navi da combattimento per bombardare le spiagge attorno a Minatoga, sull'isola di Okinawa, una mossa strategica per nascondere ai giapponesi l'esatta ubicazione del punto dello sbarco. Il giorno successivo le navi di Mitscher furono affiancate dalle 18 portaerei di scorta dell'ammiraglio Dörgin. Una formazione di incrociatori leggeri e cacciatorpediniere iniziò a impegnare le difese nemiche nei pressi delle isole di Kerama Retto, in attesa dell'arrivo della 77ª divisione. Il massiccio bombardamento degli approdi designati ebbe inizio all'alba del 26 marzo con l'arrivo del grosso del contingente di artiglieria, la Task Force 54. Le 4 colonne di avanzamento della Task Force 54 attraverso un canale bonificato di 15 km erano uno spettacolo impressionante. Dal 26 marzo agli sbarchi del 1 aprile, la Task Force 54 attaccò senza sosta le postazioni giapponesi. In tutto furono utilizzate oltre 5.000 tonnellate di munizioni, più di 27.000 proiettili da 5 pollici. Le devastazioni lasciate dai cannoni da 14 e da 16 pollici delle 10 vecchie navi da guerra erano uno spettacolo da lasciare a bocca aperta. 5 di queste navi erano state danneggiate a Pearl Harbor nel 1941. Probabilmente non era solo un caso che partecipassero alla campagna finale della Marina americana. Alle 8:01 del 26 marzo ebbe inizio la campagna di terra, quando 4 battaglioni della 77ª divisione iniziarono gli sbarchi sulle isole Kerama. Queste piccole isole non permettevano l'atterraggio di aerei e non potevano ospitare una grande concentrazione di truppe, ma le baie tra le isole offrivano un ancoraggio sicuro per le navi addette alle riparazioni, dragamine e i vari mezzi da sbarco. Fu anche possibile stabilire una base per le unità addette ai pattugliamenti antisommergibile. Una volta conquistate, le isole Kerama sarebbero diventate una base d'avanguardia per gli attacchi volti a conquistare gli isolotti di Keise Shima, a una dozzina di chilometri dalla costa meridionale di Okinawa. Non prevedendo l'attacco contro le Kerama, i giapponesi avevano eretto difese molto scarse attorno alle isole. La resistenza su Geruma fu affidata solo al fuoco dei cecchini, mentre Okagi fu presa senza sparare un colpo. Nel primo pomeriggio fu conquistata Yakabi. Nei 2 giorni successivi le truppe giapponesi furono snidate dalle colline e dalle grotte delle isole di Aka e Zamami. L'isola più grande, Tokashiki, fu conquistata rapidamente, eccezion fatta per la resistenza di una guarnigione nascosta sulle colline. Il 29 marzo tutte le isole erano in mano americana e 2 giorni dopo fu il turno delle Keise Shima. Le perdite furono davvero minime, 31 vittime e 84 feriti. Oltre 120 giapponesi furono fatti prigionieri e gli americani pensarono che Okinawa sarebbe stata altrettanto facile da conquistare. Il giorno dello sbarco, 1° aprile 1945. All'alba della domenica di Pasqua, il 1° aprile, oltre 1300 navi americane si raggrupparono nelle acque di Okinawa. Poco dopo le 4 del mattino, migliaia di Marines e di soldati americani iniziarono a prendere posto in maniera concitata sui loro mezzi da sbarco. I ventri delle navi si aprirono cigolando, liberando un'ondata di mezzi anfibi, i temibili carri armati M4A4 Sherman. Alle loro spalle, dalle 5 alle 7 ondate di Amtrax si misero in formazione a 4 km dalla riva. Questi mezzi anfibi corazzati erano progettati per portare la fanteria a riva in tutta sicurezza. Mentre centinaia di mezzi da sbarco prendevano posizione, le navi da guerra continuavano a devastare le spiagge con un intenso fuoco di copertura. Fu il più massiccio fuoco pre-sbarco di tutta la guerra. Oltre 44.000 proiettili dai 5 ai 16 pollici furono usati per preparare il terreno all'invasione di terra. Alle 8 del mattino le navi ammiraglie ammainarono le bandiere e al segnale convenuto un'ondata d'assalto costituita dagli uomini della 1ª e della 6ª divisione Marines e della 7ª e 96ª divisione dell'esercito diedero inizio all'invasione di Okinawa, avanzando su un fronte di 13 km. In prima linea, soldati con artiglieria leggera e lanciarazzi lanciarono gli ultimi attacchi prima dello sbarco della fanteria. Alle 8:42 la prima ondata approdò sulle spiagge di Agushi. Per tutto il giorno questa elaborata procedura d'attacco si ripeté a ondate successive. Dopo un'ora dall'inizio dell'invasione, 16.000 soldati si trovavano sulla riva. Alla fine della giornata, un contingente di 60.000 unità, completo di mezzi e artiglieria, formò un'imponente testa di ponte su Okinawa. Il primo giorno dell'operazione Iceberg aveva superato tutte le più rosee previsioni degli americani. Furono conquistati anche gli aeroporti di Yontane e Cadena, con perdite relativamente contenute. Ma la notte fu stranamente tranquilla. I comandanti americani erano interdetti. Come mai la prevista reazione giapponese non si era verificata? Dov'era il nemico? Il generale Ushijima e gran parte della 32esima armata si trovavano, come previsto, più a sud. Il 1° aprile Ushijima e il suo staff avevano osservato le operazioni degli americani da una postazione elevata nei pressi di Shuri. Incapaci di ottenere informazioni circa l'ubicazione delle postazioni giapponesi, le truppe del 3° Corpo d'Armata Anfibio e della 24esima Armata avanzarono rapidamente verso l'entroterra, incontrando poca resistenza. Il 3 aprile fu raggiunta la costa orientale e il centro di Okinawa risultava ormai sotto il controllo degli americani. Il generale Buckner decise di accelerare il corso del suo piano. Inizialmente l'attacco del 3° Corpo d'Armata Anfibio era programmato per la fase 3 dell'operazione. Il contingente ricevette l'ordine di conquistare la penisola di Motobu con l'aiuto del 24° Corpo d'Armata che avrebbe attaccato da sud. Nelle 2 settimane successive, i Marines del 3° Corpo d'Armata Anfibio del generale Roy Geiger avanzarono rapidamente prendendo il controllo della parte settentrionale di Okinawa. Eccezion fatta per 2 modeste sacche di resistenza giapponese, l'unico ostacolo incontrato dai Marines fu il terreno aspro. Durante l'avanzata, unità del genio militare ripararono le strade e costruirono ponti per accelerare il corso delle operazioni. Il 7 aprile, l'unico contingente nemico di una certa entità era stato isolato nella penisola di Motobu dai Marines di Geiger. 6 giorni dopo, i carri armati della 6ª Divisione di Fanteria Corazzata raggiunsero l'estremità settentrionale dell'isola. Il 3° Corpo d'Armata diede inizio ai preparativi per schiacciare le residue forze giapponesi. Il piano era in anticipo e i Marines erano pertanto convinti che la campagna sarebbe stata portata a termine in poco tempo. L'avvicinamento alla linea Shuri. Ma le speranze di una vittoria facile si spensero quando la 7ª e la 96esima divisione del generale John Hodges raggiunsero le posizioni più avanzate della linea difensiva di Shuri, eretta da Ushijima. Nei pressi di Harakuchi c'era un'altura rocciosa di 135 metri, soprannominata il Pinnacolo per via di uno spuntone corallino di 10 metri posto alla sommità. Il 5 aprile la 7ª Divisione cercò di guadagnare questa posizione ma fu respinta. La resistenza giapponese sul pinnacolo era solo un assaggio di ciò che attendeva gli americani lungo la linea difensiva principale, posta più a sud. Il pinnacolo fu difeso da una compagnia di 120 uomini del 14° battaglione indipendente comandato dal tenente Tanagawa. Il rilievo era disseminato di trincee, avvallamenti e cunicoli e tutti gli accessi principali erano minati e coperti di filo spinato. La base della collina era difesa da 10 postazioni di mitraglieri affiancati da 7 mortai da 50 mm. Da queste posizioni i giapponesi riuscirono a difendersi dal primo fuoco d'artiglieria nemico. Terminata la prima offensiva americana, i giapponesi poterono uscire dalle postazioni e rovesciare il fuoco sui Marines alle prese con le mine e il filo spinato. Il 6 aprile furono effettuati nuovi tentativi per conquistare la postazione di Tanagawa. Sotto la copertura di un breve fuoco di sbarramento, la compagnia B iniziò a fare qualche progresso, ma appena le truppe americane si trovarono a breve distanza dal pinnacolo, furono investite dall'intenso fuoco dei giapponesi, usciti dalle grotte nelle quali si erano rifugiati durante il fuoco di sbarramento. La compagnia B tentò disperatamente di resistere prima di essere costretta a ritirarsi. Quando dopo un'ora fu tentato un altro attacco, di nuovo i giapponesi uscirono dalle grotte sfidando il fuoco dell'artiglieria del nemico, riuscendo a respingere ancora una volta gli invasori. Poco dopo, Tanagawa, che dirigeva la battaglia dal pinnacolo, era pronto per il terzo tentativo della compagnia B. Tanagawa era talmente concentrato sui movimenti della compagnia B che trascurò la compagnia C, il cui attacco ai fianchi fu preso in considerazione quando ormai era tardi. Gli americani assaltarono la collina sbaragliando i nemici con granate e lanciafiamme. La battaglia del pinnacolo stabilì un modello strategico. I giapponesi si dimostravano estremamente efficienti nello scontro frontale, ma fragili se attaccati ai fianchi. Mentre infuriava la battaglia sul pinnacolo, più a ovest la 96esima divisione era impegnata nei pressi di una collina chiamata Collina dei Cactus. Questa postazione poneva molti problemi a causa dei fossati anticarro e dei campi minati che limitavano le vie d'accesso agli americani. Per questo motivo gli ufficiali responsabili dell'attacco decisero che l'unica cosa da fare fosse una carica frontale. Nelle 24 ore successive, grazie a numerose cariche, gli americani riuscirono ad assicurarsi il controllo della collina. La battaglia di Okinawa fu una combinazione di due tattiche: le astuzie messe in atto al pinnacolo e l'assalto diretto adottato alla collina dei Cactus. Nei giorni successivi, i reparti comandati da Ogis continuarono nella loro lenta avanzata verso sud, verso la linea difensiva principale costituita dalla 32esima armata giapponese attorno a Shuri. Durante i combattimenti per le colline denominate Tomba e Triangolazione, la 7ª Divisione incappò in un intenso fuoco d'artiglieria nemico. Tale fuoco di sbarramento infranse la tattica americana, che prevedeva l'impiego di squadre di fanteria corazzata, facendo arretrare queste ultime e bloccando i carri armati, i cui occupanti furono uccisi. L'8 aprile diversi sanguinosi assalti permisero la conquista delle postazioni giapponesi. Poco dopo, un tentativo di aggirare le postazioni nemiche più vicine fu vanificato dai nipponici, che non visti attaccarono gli americani alle spalle. Con la scoperta di queste postazioni nemiche, i comandanti della 7ª Divisione si convinsero di aver raggiunto la linea difensiva principale del nemico. Identica conclusione fu fatta dalla 96esima Divisione, dopo aver subito una bruciante sconfitta ai piedi dei formidabili bastioni difensivi attorno alla catena di Kazaku. Dopo una settimana di confusione e di sospetti, il generale Buckner riuscì finalmente a localizzare il nemico, ma dopo aver perso già tante vite, questa scoperta non fu di grande conforto. Inizia l'operazione Tengo. Mentre la 10ª armata avanzava verso le postazioni principali giapponesi a Okinawa, la grande flotta navale continuava a sbarcare uomini e mezzi. Sebbene il 25 marzo il quartier generale imperiale avesse autorizzato il piano di difesa di Okinawa, Tengo, le distruzioni provocate dai raid aerei americani a Kyushu impedirono ai giapponesi di effettuare attacchi aerei fino al 6 aprile. Quel giorno l'ammiraglio Toyoda sferrò il suo primo attacco con oltre 900 aerei, 355 dei quali pilotati da kamikaze. Le prime navi americane a subire i danni furono le postazioni radar galleggianti. Il primo giorno ne furono distrutte 3. 8 cacciatorpediniere furono danneggiati e 2 navi cariche di munizioni e una da trasporto furono affondate. Il giorno seguente Toyoda sferrò un altro massiccio attacco. Un kamikaze riuscì a penetrare all'interno della linea difensiva americana e ad abbattersi sulla Maryland. Morirono oltre 50 marinai. Un gruppo di 20 aerei diretto verso le navi da trasporto fallì la missione. Ne furono abbattuti 12 dai caccia e dalla contraerea. Ancora una volta erano le postazioni radar a patire i danni maggiori. Il cacciatorpediniere di scorta Weston fu colpito da un kamikaze sbucato dalle nuvole mentre i suoi cannoni stavano sparando in altre direzioni. Le fiamme avvolsero i ponti e la nave rimase senza energia elettrica, ma fu possibile riparare parte dei danni e riprendere il controllo della situazione per dirigersi verso Kerama. Approfittando dell'assenza del contingente d'attacco delle portaerei della Task Force 58, Toyoda sferrò una serie di potenti attacchi alle portaerei stesse. Le operazioni a Motobu e a Iishima. A Okinawa, Buckner preparava il piano per un massiccio attacco alle difese giapponesi nel sud dell'isola, mentre i Marines si assicuravano il controllo della parte settentrionale. I piani prevedevano una serie di attacchi nella penisola di Motobu e sulla vicina isola di Iishima. Il fulcro della resistenza giapponese sulla penisola di Motobu consisteva nel contingente insediato sulla collina di Yaitake, 2000 soldati comandati dal colonnello Udo. Inizialmente le operazioni della 6ª divisione dei Marines furono disturbate da nuvole a bassa quota e dalla fitta vegetazione che impediva ai ricognitori aerei di localizzare il nemico. A peggiorare le cose c'erano i cecchini che confondevano i Marines facendoli muovere nella direzione sbagliata. Ma il fortunoso ritrovamento di documenti giapponesi il 13 aprile rivelò alla fine la posizione di Udo. I Marines allora posizionarono 4 battaglioni attorno a Yaitake per sferrare l'attacco. Il 16 aprile, mentre 2 battaglioni premevano sui giapponesi da est, altri 2, appartenenti al 4° reggimento dei Marines, si mossero per andare a conquistare la postazione da nord, aiutati dal 1° battaglione del 4° reggimento proveniente da sud. Nonostante il fuoco dei mortai e delle armi di piccolo calibro, con questo assalto concentrico gli americani riuscirono a conquistare la parte più elevata della postazione nemica, ma rimaneva ancora da prendere il resto delle postazioni di Udo disseminate nella zona. Un deciso e ben organizzato attacco il 17 aprile scalzò ciò che rimaneva del contingente giapponese dalla collina di Yaitake. Il 1° battaglione del 29° reggimento dei Marines, comandato dal tenente colonnello Moreau, distrasse il nemico, mentre il grosso delle forze americane scalava i ripidi fianchi dell'altura principale. Al tramonto, 2 compagnie occupavano la postazione. Il SARS si sta propagando in tutto il mondo più rapidamente di ogni altro virus, causando preoccupazioni per un'epidemia globale. Cosa sappiamo veramente sulla sua diffusione? E cosa possiamo imparare per il futuro? SARS, killer globale, sabato alle 9 su Discovery. Gli edifici durano sempre più dei loro occupanti. Ma la presenza di questi ultimi continua a farsi sentire agli archeologi che studiano antiche civiltà. Nel corso dei secoli, l'uomo ha influenzato il suo ambiente, spesso cambiandolo. Ma quanto egli ha creato è riuscito anche a distruggere. Si possono trovare numerose prove di ciò che è esistito nel ventre di antiche miniere. Pietre preziose che hanno conferito potere, ma anche causato conflitti. Gli storici sanno che il costo di una guerra può voler dire totale distruzione. Eppure, alcuni luoghi sono riusciti a sopravvivere nel tempo, protetti dalla natura. nostro mondo è ricco e svariato e possiede innumerevoli tracce ed oggetti dei nostri predecessori. Provate il brivido di trovare la capsula del tempo dell'era preistorica. Incontrate le civiltà perdute e le magiche tradizioni. Venite con noi in un viaggio nel passato con Discovery Channel. Dopo aver aspettato l'arrivo di nuovi aerei per rimpiazzare quelli abbattuti nel corso degli attacchi delle settimane precedenti, le forze dell'ammiraglio Toyoda tornarono ad attaccare la flotta di Spruance nei pressi di Okinawa. 3 attacchi furono sferrati tra l'11 e il 16 d'aprile. Avvertito dell'imminenza di questi attacchi da un prigioniero giapponese, Mitscher cancellò il piano di supporto aereo su Okinawa e ordinò alla Task Force 58 di tenersi pronta a combattere. L'11 aprile gli alleati subirono i coraggiosi attacchi di 185 kamikaze e 45 aerosiluranti. Secondo il piano giapponese, furono armati 150 caccia per cercare di sbaragliare la forza aerea nemica. Ma si rivelò un fallimento totale. A nord di Okinawa, i caccia americani surclassarono i loro meno esperti nemici in una serie di feroci scontri che costarono ai nipponici quasi un quarto della loro flotta aerea. Questo stesso schema si ripeté il giorno successivo e anche il 16 aprile, quando ancora una volta le postazioni radar mobili subirono i danni più gravi. Una di queste, il cacciatorpediniere Laffey, sembrava essere il solo obiettivo degli attacchi del 16 aprile. In 80 minuti subì ben 22 attacchi. Colpito da 4 bombe e da 6 kamikaze, fu salvato solo dal coraggio e dalla precisione del suo comandante e dei suoi artiglieri. Nei 3 giorni d'assalto aereo affondarono 2 cacciatorpediniere e 10 subirono gravi danni. 8 altre navi furono colpite e tra queste le portaerei Essex, Enterprise, Intrepid e la corazzata Tennessee. I successivi attacchi furono sferrati solo tra il 28 e il 29 aprile, quando i giapponesi ebbero rimpiazzato le unità aeree perdute. Ma anche prima d'allora, le navi americane e inglesi subirono quotidiani attacchi da parte di formazioni composte anche da 20 aerei e che inflissero danni di modesta entità. La battaglia per la linea Macinato. Mentre i Marines prendevano il controllo di Okinawa e la quinta flotta del viceammiraglio Spruance subiva i massicci attacchi dei kamikaze, la 10ª armata si preparò per lanciare un attacco decisivo alla prima delle linee difensive erette da Ushijima davanti a Shuri. Tra il 14 e il 19 aprile, la 7ª e la 96ª divisione ripassarono i piani e portarono attacchi di modesta entità verso postazioni favorevoli dalle quali lanciare in seguito un'offensiva su vasta scala. Per garantire la massima probabilità di successo contro le tenaci postazioni nemiche, il generale Buckner fece sbarcare la 27ª divisione per rinforzare il contingente incaricato dell'attacco previsto per il 19 aprile. Gli americani si trovarono a fronteggiare una serie di rilievi fortificati che attraversavano da est a ovest i 6 chilometri dell'istmo. A ovest, la 27ª divisione dovette guardare un fiume e attraversare delle risaie sotto la vigile attenzione del nemico arroccato sulla collina di Kazaku. Al centro, la 96ª divisione dovette affrontare le piccole ma ben difese postazioni nemiche di Tombstone, Nishibaru e Tanaburu. Infine, la 7ª divisione si trovò davanti alla collina 178 e alla cittadina di Uki. Alle spalle delle postazioni più avanzate c'erano i 60 metri della scarpata di Urasoe Mura, seguiti da un terreno difficile da affrontare che conduceva fino all'anello di difesa giapponese stretto attorno a Shuri e al quartier generale del generale Ushijima. A difendere le postazioni giapponesi c'erano i veterani della 62ª divisione. Solo dopo 5 giorni di aspri combattimenti ravvicinati, gli uomini di Buckner riuscirono a fare breccia nella cosiddetta linea Macinato. L'avanzata del 19 aprile fu preceduta da un terrificante fuoco di sbarramento eseguito dall'artiglieria. Buckner ammassò la più grande concentrazione di artiglieria mai dispiegata nella guerra del Pacifico, giovandosi anche dell'appoggio delle navi da guerra e da centinaia di aerei che senza sosta attaccarono le postazioni nemiche con bombe, razzi e napalm. I giapponesi, nascosti nei loro rifugi, aspettarono la fine degli attacchi e subito dopo si precipitarono nelle loro postazioni, prima dell'arrivo della fanteria americana. Ancora una volta, gli americani si trovarono di fronte a una serie di postazioni fortificate e ben collegate mediante cunicoli, ben protette dal fuoco dell'artiglieria. I giapponesi, inoltre, si lanciavano in frequenti contrattacchi di grande ferocia, spesso anche di tipo suicida. Ben presto, l'attacco portato dalle 3 divisioni si frammentò in una serie di singole battaglie. Dopo aver eseguito con successo un non facile guado, aggirando così ad ovest la collina di Kazaku, la 27ª divisione dovette arrestarsi davanti alla scarpata di Urasoe Mura. Al centro, la 96ª divisione faticò moltissimo ad avanzare di qualche metro sulla collina di Nishibaru. A est, la 7ª divisione non fece alcun progresso. Nei giorni seguenti, sulla collina di Kazaku si svolsero combattimenti feroci e caotici. La 27ª e la 96ª divisione erano minacciate sui fianchi, perciò si dovette cercare di sbaragliare il maggior numero di postazioni giapponesi. Spostandosi metodicamente da ovest a est, alcuni elementi della 27ª divisione riuscirono a liberare quasi del tutto la collina entro il pomeriggio del 20 aprile. Ma i feroci combattimenti sulla scarpata di Urasoe Mura richiesero parte delle forze impegnate sulla collina di Kazaku. I tenaci giapponesi reagirono riportando sulla collina altri soldati e altri mortai. Minacciata alle spalle e priva di rinforzi, la 27ª divisione si trovò in una situazione decisamente pericolosa. Solo aggregando truppe da altre formazioni, la 27ª divisione riuscì finalmente a circondare la collina di Kazaku. Il 24 aprile la Bradford Force, munita di carri armati e artiglieria semovente, si accinse ad attaccare i giapponesi, ma scoprì che questi ultimi erano riusciti a fuggire. Come il resto della linea Macinato, anche la postazione di Nishibaru cadde con relativa facilità il 24 aprile, quando la 32ª armata giapponese si ritirò all'interno della linea difensiva di Shuri. Ushijima prese questa decisione perché comprese che gli americani erano sul punto di penetrare all'interno dell'anello difensivo esterno. Piuttosto che permettere agli americani di prendere l'iniziativa e combattere una battaglia in campo aperto, dove la superiorità dell'artiglieria statunitense avrebbe fatto la differenza, Ushijima decise di obbligarli a combattere un'altra sanguinosa battaglia frontale contro postazioni difensive ben protette. L'assalto alle difese interne. Pur avendo seguito rapidamente la ritirata della 32ª armata negli ultimi giorni d'aprile, l'esausto e malmesso 24° corpo d'armata degli Stati Uniti fece poca strada contro la linea difensiva interna di Shuri. Trovandosi ad affrontare la più poderosa linea difensiva giapponese eretta durante la guerra nel Pacifico, il generale Buckner decise di dare respiro alla 27ª e 96ª divisione, inviando a sud il 3° corpo anfibio. Le decisioni di Buckner suscitarono polemiche. Il più alto ufficiale della Marina, il generale Roy Geiger, obiettò che sarebbe stato meglio usare le sue forze in un'operazione di aggiramento con sbarchi sulla spiaggia di Minatoga. Una volta a terra, i Marines avrebbero potuto sbaragliare le precarie difese giapponesi attaccandole alle spalle. Mentre proseguivano le polemiche sulla tattica dei Marines, i comandanti della Marina e della 10ª Armata manifestarono i loro legittimi dubbi. Il 24° Corpo d'Armata era prossimo al collasso. Ciò avrebbe lasciato solo 2 divisioni del 3° Corpo d'Armata disponibili per lo sbarco sulle ben difese spiagge attorno a Minatoga. L'opinione dei comandanti della Marina era quella più importante. Essi, infatti, minacciati dai continui attacchi aerei del nemico, non volevano assolutamente privarsi di importanti risorse per proteggere un altro gruppo di trasporto. Per ironia della sorte, Ushijima aveva già spostato la 24ª divisione dal settore di Minatoga per rinforzare la 62ª divisione che si trovava in difficoltà nelle vicinanze di Shuri. All'inizio di maggio le forze di Buckner si erano riorganizzate e il 1° Corpo dei Marines e la 77ª divisione si portarono verso il fronte per un altro assalto di 3 divisioni. I servizi segreti e i comandanti al fronte escludevano la possibilità di contrattacchi di vasta portata da parte dei giapponesi. Il 4 maggio il loro ottimismo ricevette un duro colpo. Sin dai primi sbarchi, il quartier generale imperiale e alcuni comandanti della 32ª Armata avevano fatto pressione per una strategia più aggressiva. Il generale Isamu Cho aveva insistito con Ushijima affinché si procedesse a un attacco ai primi di aprile. Il colonnello Yahara, di indole più prudente, si era opposto a questo piano. Nella seconda settimana di maggio, Yahara si trovò di nuovo a dover opporsi alle pressioni di Cho, che spingeva per una massiccia controffensiva. Per Yahara, un attacco sarebbe stato inutile e avrebbe anzi compromesso la capacità della 32ª Armata di proseguire la battaglia. Sotto la copertura dell'artiglieria, i reggimenti d'assalto speravano di poter far breccia nelle postazioni americane prima che queste avessero il tempo di rispondere. Raid anfibi avrebbero avuto la funzione di attaccare il nemico da ambo i lati lungo la costa. Dopo poche ore, le previsioni di Yahara si rivelarono esatte. L'offensiva fu una disfatta su tutta la linea. Gli americani persero 649 uomini, mentre i giapponesi caduti in battaglia furono 6.237. Il fallimento del contrattacco di Ushijima non impedì alle sue truppe di opporre una fiera resistenza ai tentativi americani di impossessarsi di postazioni favorevoli dalle quali lanciare un assalto alla linea difensiva di Shuri. Queste postazioni alla fine caddero, ma a costo di molte vite. Buckner rinforzò la sua linea di fronte con la 6ª divisione dei Marines e sostituì la 7ª divisione con la 96ª. L'11 maggio fu dato ordine di sferrare un attacco su tutta la linea difensiva di Shuri, da est a ovest. Le forze americane avevano ormai adattato le loro tattiche alla particolare situazione di Okinawa. Ai fuochi di sbarramento dell'artiglieria si preferiva ora una tattica di fuoco mirato su obiettivi specifici. Furono portati su Okinawa anche i terribili proiettili a frammentazione VT che venivano lanciati verso le trincee nemiche inondandole di schegge letali. Le squadre di fanteria corazzata furono dislocate ovunque il terreno lo permettesse. Di particolare efficacia fu l'uso dell'artiglieria leggera per neutralizzare le postazioni nemiche e permettere alla fanteria corazzata di caricare con i lanciafiamme, una combinazione letale che Buckner definì tattica della saldatrice e del cavatappi. Inizialmente la nuova tattica americana diede pochi frutti e l'attacco della 10ª Armata si frammentò in una serie di combattimenti di ridotta entità. A ovest le 2 divisioni di Marines avanzarono lentamente in direzione del fiume Asato alle spalle delle alture di Shuri, dalle quali i giapponesi continuarono a riversare il fuoco sul nemico. Il fulcro delle postazioni nemiche in questo settore era un complesso di 3 colline. Su una di esse, il Pan di Zucchero, i Marines della 6ª Divisione dovettero affrontare il combattimento più aspro di tutta la campagna. Malgrado il fuoco dell'artiglieria e delle navi, tutti i tentativi fatti per raggiungere le retrovie giapponesi fallirono. Solo dopo 4 giorni il Pan di Zucchero cadde nelle mani degli americani. Costò ai Marines 2.662 soldati, mentre altri 1.662 caddero per sfinimento, un dato significativo. I Marines non ebbero tregua per tutta la durata dello scontro e una volta preso il pan di zucchero dovettero affrontare una difesa altrettanto ostica tra le colline Ferro di Cavallo e Mezzaluna. La 77esima divisione e la prima divisione Marines incontrarono entrambe una fiera resistenza, ma in un attacco sull'altura di Takeshi i Marines dimostrarono di aver ormai iniziato a prendere le misure ai giapponesi. L'11 maggio un contingente di carri armati si infiltrò alle spalle dell'altura di Takeshi. I corazzati spararono contro i giapponesi, i quali, uscendo dai loro ripari, si precipitarono a tentare di respingere l'attacco frontale dopo un fuoco di sbarramento dell'artiglieria. I Marines furono quindi in grado di avanzare ed impossessarsi delle postazioni nemiche rimaste. La svolta per la 10ª armata impegnata nella battaglia sulla linea di Shuri scaturì da est, dalla 96esima divisione. Il cuore delle difese giapponesi in questo settore era la collina conica. I comandanti ritenevano che solo un attacco da ovest avrebbe potuto avere successo, dato che il nemico dominava il corridoio orientale dall'alto delle sue postazioni difensive. Ma alla fine la collina conica fu presa da est. Due comandanti di plotone decisero di cogliere di sorpresa il nemico attaccando in corrispondenza di una possente difesa naturale che, come previsto, risultò fornita di difese più leggere. Una volta conquistata la collina conica, gli americani si trovarono in una posizione favorevole per attaccare la retroguardia giapponese e circondare Shuri. Al quartier generale della 10ª armata, tutti erano ormai convinti dell'imminente crollo della 32esima armata giapponese. L'amara fine di Okinawa. Verso la metà di maggio, il generale Ushijima comprese che le forze americane erano prossime a fare breccia nella sua ultima linea difensiva. Ignorando il consiglio del generale Cho e del suo staff, che premevano per un'ultima strenua difesa attorno a Shuri, Ushijima scelse di ritirarsi per andare a occupare nuove postazioni più a sud. Quando il quartier generale della 10ª armata comprese che i giapponesi, invece di difendere Shuri, si stavano ritirando, ordinò un'avanzata generale. L'ottimistica previsione di Buckner, secondo il quale i giapponesi non sarebbero stati in grado di erigere un'altra potente linea difensiva, si rivelò ben presto errata. La lenta avanzata degli americani concesse ai giapponesi qualche giorno per posizionarsi su un vasto terrapieno costituito da due rilievi, Yuzadake e Yaisudake. A questo punto della campagna, la 32esima armata disponeva appena di 14.000 unità, sebbene equipaggiate da un'efficiente artiglieria, per difendere questa impervia altura, la cui ripida parete settentrionale era alta ben 30 metri. Nonostante la palese inutilità della loro difesa e delle ingenti perdite subite, gli uomini di Ushijima erano ancora pronti a obbedire agli ordini e a combattere fino alla morte. I combattimenti per la postazione di Yuza Yaisu e per la postazione d'appoggio di Kunishi durarono fino al 17 giugno, quando l'esausta linea difensiva dei giapponesi cedette sotto l'incessante martellamento degli americani. La resistenza giapponese continuò ancora per una settimana, ma ormai le postazioni difensive più importanti erano nelle mani degli americani. Si svolgevano solo piccole schermaglie isolate tra modesti manipoli di giapponesi e ben organizzate unità americane appoggiate dai carri armati. Solo la 24esima divisione giapponese, l'unica ancora non del tutto disarticolata, tenne duro fino alla fine, a Madira. La battaglia in tutto il resto dell'isola fu una caccia all'uomo che vide le scompaginate forze di Ushijima fuggire davanti ai cannoni e ai lanciafiamme o arrendersi al nemico. Da adesso il mondo lo scopri con la punta delle dita. Tutti i programmi di Discovery su internet, con ore, date e notizie esclusive su tutti i tuoi documentari preferiti. E il tutto in italiano. Scopri il tuo mondo. Connettiti al sito www.discovery-italia.com. Qual è il viaggio più lungo che hai mai fatto? E con chi? Viaggia il tuo mondo ed altri con Discovery Channel. L'esito della campagna. Okinawa fu definitivamente dichiarata conquistata il 22 giugno del 45. Nessuno dei due comandanti nipponici vide il trionfo degli americani. Ushijima si tolse la vita con il suicidio rituale, piuttosto che subire il disonore della resa. La presa di Okinawa costò agli americani un alto prezzo. Oltre 7.200 soldati e marines rimasero uccisi e altri 31.000 feriti. In mare, gli americani e il piccolo contingente alleato persero 36 navi, mentre 368 risultarono danneggiate. Ma le perdite subite dai giapponesi fecero sembrare modeste quelle degli americani, circa 110.000 caduti e 7.400 prigionieri, oltre 7.800 aerei andarono perduti contro appena 773 velivoli americani. Anche la Yamato, la più grande nave da guerra mai costruita, fu distrutta dalla potenza degli attacchi aerei americani. Mentre l'aspra campagna di Okinawa era ancora in corso, da aprile a giugno del 45, sia gli americani che i giapponesi si erano preparati per la battaglia finale sull'arcipelago giapponese. Alla fine del 45 era chiaro anche ai giapponesi che la guerra era ormai perduta, ma le pretese americane di una resa incondizionata e il desiderio nipponico di avere garanzie sull'imperatore impedirono che si stipulasse la pace. I vertici militari americani, sgomenti di fronte alla natura disperata, suicida e fanatica della resistenza giapponese su Okinawa, si misero alla ricerca di un altro modo per porre fine alla guerra, senza dover far ricorso a una lunga e dispendiosa invasione. L'esercito giapponese comprese che per proteggere la madrepatria non sarebbe stato possibile utilizzare le stesse tattiche difensive adottate su Okinawa. Il Giappone avrebbe potuto salvarsi solo sconfiggendo gli americani prima che sbarcassero o per mezzo di vigorosi contrattacchi nell'entroterra. Ma gli americani avevano già dimostrato a Okinawa che se i giapponesi avessero deciso di avanzare in campo aperto, sarebbero stati annientati dalla loro superiore potenza di fuoco. Per l'invasione del Giappone, gli americani stavano preparando la più imponente forza da sbarco di tutta la guerra. Secondo una stima preventiva dei vertici militari americani, la fase decisiva dell'invasione sarebbe costata 126.000 vittime. È una cifra enorme, ma molte altre battaglie della Seconda Guerra Mondiale costarono altrettante vite. Eppure, il prezzo della vittoria su Okinawa continuava a tormentare molti comandanti americani. Dopo il successo di un test atomico, il 16 luglio gli americani scoprirono di avere tra le mani una nuova e più potente arma, capace di piegare la resistenza giapponese in pochi attacchi. Così, il 6 agosto, fu sganciata la prima bomba atomica su Hiroshima e il 9 dello stesso mese una seconda rase al suolo Nagasaki. L'effetto di questi due attacchi convinse l'imperatore Hirohito a dare al suo gabinetto di guerra istruzioni per porre fine alla guerra. Il 15 aprile, Hirohito in persona informò il suo popolo sconvolto che siccome l'esito della guerra non era favorevole al Giappone, bisognava tollerare l'intollerabile. Il 2 settembre, a bordo della corazzata Missouri, il Giappone si arrese ufficialmente agli alleati. Ma è una supposizione. Facciamo sempre questo tipo di supposizione, oltre ai dati fenomenici. Possiamo quindi considerare l'esperienza del mondo esterno una nostra creazione. ed è questa imprescindibile perspicacia della percezione visiva, la vera caratteristica di quella meraviglia che è l'essere umano. A modo proprio, ciascuno di noi è artista e scienziato. Creiamo il nostro mondo da dati incompleti. E questo ci conduce a nuovi orizzonti, attraverso invenzioni, scoperte. Come avete visto, il 1° settembre del 1939 le armate tedesche irruppero in Polonia senza preavviso. Il tentativo nazista di ridurre il mondo in schiavitù era cominciato. Il 1° settembre del 1939 Hitler invase la Polonia. Nell'arco di 3 giorni l'Inghilterra, la Francia e i loro imperi dichiararono guerra alla Germania. La stampa, i cinegiornali e la radio annunciarono con grande risalto l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Le nazioni neutrali riaffermarono la loro non belligeranza. Alcune, come l'Olanda, il Belgio e il Lussemburgo, geograficamente incuneate fra i paesi in guerra, si armarono meglio che poterono per difendere la loro neutralità. Altre, come la Danimarca e le nazioni della penisola scandinava, la Finlandia, la Svezia e la Norvegia, erano abbastanza lontane dai campi di battaglia da sperare di evitare il coinvolgimento nel conflitto. Speranza che sarebbe stata delusa. La Scandinavia era troppo importante sia per l'URSS che per la Germania. Il confine sudorientale della Finlandia era solo a 32 km da Leningrado. Se la Finlandia non fosse riuscita a convincere il leader sovietico Stalin che non avrebbe mai permesso che un attacco tedesco alla Russia partisse dal suo territorio, era probabile che l'URSS avrebbe compiuto un'azione preventiva. Hitler non aveva ancora sviluppato piani per un attacco del genere. Si preoccupava invece della possibilità che la Gran Bretagna e la Francia muovessero contro la Norvegia per tagliare alla Germania i rifornimenti di ferro. Questo metallo, vitale per l'industria di guerra tedesca, veniva trasportato per ferrovia dalle miniere della Svezia settentrionale al porto norvegese di Narvik. Da lì veniva imbarcato su navi che percorrevano le lunghe e vulnerabili coste della Norvegia. Le preoccupazioni di Hitler non erano infondate. Fin dal 1° settembre, quando era divenuto primo lord dell'ammiragliato, Winston Churchill aveva pianificato esattamente questo. Dopo la spartizione della Polonia tra Hitler e Stalin, tutti e tre pensavano alla Scandinavia. L'Unione Sovietica. Nel 1939 l'Unione Sovietica appariva al resto del mondo potente e minacciosa. Nell'est si erano già combattute grandi battaglie tra l'Armata Rossa e l'esercito giapponese lungo il confine fra la Manciuria e la Mongolia. A occidente la Germania nazista si espandeva costantemente verso est. Nel primo anno Hitler aveva annesso l'Austria, i Sudeti, la Boemia-Moravia e la Slovacchia. Adesso pretendeva dalla Polonia il corridoio di Danzica. Per quasi 2 anni l'URSS aveva condotto trattative a basso livello diplomatico con la Finlandia, esigendo garanzie forti sulla sua neutralità. Il paese non aveva alcuna voglia di diventare un satellite della Russia e si rivolse in primo luogo ai suoi vicini scandinavi, in particolare alla Svezia, per avere un appoggio in caso di conflitto. Quando le pressioni sovietiche spaventarono la Svezia, la Finlandia si mise in contatto con l'Inghilterra e il 18 giugno del 1939 il generale Sir Walter Kirk arrivò a Helsinki per una visita di 4 giorni. Una settimana dopo, il capo di Stato Maggiore Generale della Wehrmacht, il generale Halder, arrivò a sua volta a Helsinki per ispezionare le difese finlandesi. La notizia raggiunse Mosca il 30 giugno. Il giorno stesso Stalin ordinò a Shaposnikov, il capo di Stato Maggiore Generale delle forze sovietiche, di preparare un piano di guerra alla Finlandia. Per quasi tutta l'estate del 1939 Mosca fu tormentata dalla paura di un imminente attacco tedesco attraverso la Finlandia. Poi la firma del patto di non aggressione russo-tedesco cambiò la situazione. Almeno per il momento i due paesi avrebbero fatto causa comune. Il 22 settembre il ministro degli esteri sovietico Molotov convocò il primo ministro dell'Estonia e la prima settimana di ottobre fece lo stesso con quelli di Lettonia e Lituania. Il risultato fu che tutti e tre i paesi firmarono patti di mutua assistenza con l'URSS, una premessa all'annessione all'impero sovietico. Un invito simile giunse a Helsinki il 5 ottobre. La Russia pretendeva la